Hanno ammazzato Enrichetta, lo sai? Ah, la cosa più che normale per te. Come se ti avessi detto che hanno ammazzato un pollo. Enrichetta era un po' troppo disobbediente. E se avesse avuto qualche colpa grave, cosa l'avrebbero fatto, eh? Forse io non ti piaccio. Sì, ma sai, in queste condizioni come si fa a farsi alzare il morale? Beh, effettivamente, si sta alzando il morale. Fermati, idiota! Cosa credi di fare in quel modo? Voglio fare il birillo, voi non mi fate vincere mai! Sei ancora troppo piccolo per vincere con me! Ma se ti vince anche il conte, che ho un occhio solo! Questa. E perché non prendi? Perché non posso. Allora ho capito tutto. Non mi confondete. Così va meglio, eh? E qui prendo io. E questa? Non vedo mai la carta. Non capisco proprio. Oh... Si vede qualcosa di interessante? Sto osservando madre natura. Vediamola, questa madre. Battista? Presente. Prendilo e gettalo nel fuoco prima che torni in mani curiose. Comunque il tempo di leggerlo non l'ha avuto. Non toccarmi, imbecille! Adesso mi disprezzi, però quando ti serve qualcosa allora mi cerchi, canaglia. Un altro incarico infatti ce l'ho. A chi tocca stavolta? A Carlotta, perché potrebbe ostacolare i disegni del nostro signore. Lucifera è pazza di Arturo e quindi è lui che deve morire nella festa del Saba. E il fidanzato? Cosa facciamo di lui? Quello è un povero stronzo. Con le tipi così basta un piccolo incantesimo. Che bello. Quella Carlotta è una gran chiacchierona e deve morire. Però tu mi fai fare cicciac. A Paolo ci penserò io. Fammi fare cicciac. Un po' di malocchio è cosa molto facile per me. È la mia specialità. Lasciami toccare una tettina. Va bene, però una soltanto e senza fare i progetti, basta! Altrimenti ci prendo gusto. Cattiva. Vuoi conservarti tutta per la signora, vero? Oppure hai paura di far ingelosire il nano? Sta attento con quello, perché sa troppe cose e non è dei nostri. Quella specie di mostro andrebbe a letto con le cagne rognose di tutto il villaggio, senza distinzione. Un giorno o l'altro glielo stacco.